scusa, c'è Gianni che sembra un cosmonauta. Questa raccolta sono solo circa 15 anni che ce l'ho, perché sono andato ad una cena a Isola Dovarese, a Molino Vecchio, e ho visto subito avanzare delle finestre, delle tegole con su delle scritte. Però mi sono chiesto, ma sono state scolpite? No, quando erano molli c'era questa abitudine, in un momento di siesta, specialmente tante firme sono di donne, di incidere il nome, perché c'è nell'uomo quel sentimento di lasciare ai posteri o un uomo una traccia. Tanto è vero che tanti che non sapevano scrivere addirittura mettevano la mano, il piede. E abbiamo qui degli esemplari, qui sono quelli della Farnace di Campitello, poi c'è quella di Bozzolo, poi dopo del Mantovano. Io ho anche abbinato le carte intestate di certe che fino ad ora sono riuscito a reperire o da amici o sui mercatini. Allora cominciamo con la Farnace di Campitello. Oreste Pezzoni, state per diversi anni, ogni periodo cambiavano lo stampo, mentre Bozzolo lo stampo si è mantenuto sempre quello, qui invece ogni periodo la tegola cambia. Ecco, qui vediamo scrivere l'ultimo periodo, fatto in un certo modo, con la firma Bergomi, poi vediamo i nomi che si usavano un tempo, Santa, chissà se era Santa Padavon, in ogni modo, poi vediamo qui un cognome, Cordoni, poi delle iniziali. Ecco qui, per esempio, c'è un'Ada, ecco qui finisce questo tipo di stampo e cambia. Ecco qui vediamo un Agnese che i miei amici dicono che sai, è megalomane, non so quante tegole con sull'Agnese. Ecco qui invece addirittura ci saranno un 15 nomi, ecco qui si vede perché queste donne tante occupate nella fornace stavano lì a mangiare, dopo il momento di siesta qui non so quanti nomi ci sono. Anzi, dicevano che a vedere queste persone era una cosa impressionante perché erano tutte sporche di malta a lavorarla, tutte la molta da parte di manga, di lavorare un po', per la sua che i bambini. Ecco, qui ad esempio hanno scritto molto bene, Adele, Amalia, Campitello, Manto. Qui c'è un peschiera e qui un altro tipo sempre di Campitello. E qui anche si facevano degli scherzi, ad esempio qui che sono ricco, c'è stupid, ritiro. Che eccesso, chissà, non so perché doveva andare su sul gabinetto oppure perché era motivo di offesa, qui esempio i nomi, la provenienza, l'Ibe. Ecco, qui addirittura una cosa molto originale, che anche ha scritto in forma così fine, quasi per pudore, è una Loti Ernesta che cerca marito usato con buoni propositi, usato lei abituato. Ecco, io sono bella, occhi nerissimi, capelli biondi, sono alta, peso 55 kg, sono maestro di lavoro, inviare il voto, cioè voleva dire se uno voleva corrispondere, Elena di Sicova Marcaria, chi cavaga invia il voto. Poi abbiamo addirittura una continuazione, Scazza Andrea, Baiocchi Ebe, questa Ebe poi la troviamo qui in altri posti. Poi dopo subentra la politica. E qui ci voleva il coraggio, perché siamo durante il ventennio fascista, viva Lenin, qui invece c'è scritto via Benito Mussolini, che era facile insomma. Qui si ripete Campitello Mantova, dopo qui il nano, si vede che è uno piccolino che aveva questo nomignolo. Dopo ci sono diversi nomi, si dice qui uomo e donna insieme, ecco, molto singolare questo Bruno e Giovanni già con un N solo. E qui troviamo due personaggi che ho avuto conferma a Gazzuolo quando ho fatto la mostra, c'è Lina e Volmer, e qui col cognome, Lina Marchini e Cominotti Volmer, e proprio questa mostra è venuto suo figlio, dice ma guarda, qui sono i miei genitori, poi dopo la sera ha portato, i genitori si sono commossi, qui erano giovanotti, quasi adolescenti, e qui terminiamo con le tegole di Campitello, passiamo qui alla base. Il motivo era che le tegole che andavano sull'asse, non in copertura, le facevano ruvide perché non scivolassero sull'asse. Però mi chiedo il perché tutti questi riccioli, si vede che c'era anche un motivo di ornato, non solo per utilità che la tegola non scivolasse. Dopo c'è questa G, generalmente forse era quello che faceva poi queste tegole. Oh, qui abbiamo un bilus, la fiocidi, il pesce, il motivo è questo, che tante fornaci sorgevano in riva ai fiumi, bilus da bina, cioè gli argini del Po da due, bilus, qui scritto in forma latineggiante, perché spesso quando non trovavano l'argilla nei campi, dragavano il fiume e trovavano la terra per poter fare queste pietre.
ho abbinato a questa raccolta di cotti anche le carte intestate che ho trovato di qua e di là. Ecco, molto interessante, qui ad esempio abbiamo la canna palustre, molto interessante questa qui, Baguzzi Guglielmo, che era un medico condotto di San Martino all'epoca di Napoleone. Qui abbiamo dei suoi scritti prefilatelici, e qui c'è il suo nome, ma non è che lui abbia fatto la firma, è perché aveva proprietà San Martino, Bozzolo, Cividale, e quando andava dal fornaciaio diceva mi corrono 10.000 chite, 5.000, allora invece di mettere un cartello, lui il fornaciaio ha trovato più comodo fare la firma di chi aveva ordinato queste tegole. Dopo abbiamo un Vietti Peschiera, qui un omaggio di Calvatone, quando sono andato a fare la mostra a Calvatone, proprio nel suo SICOP per prendere qui dentro nella sua cartella, Vietti Peschiera, anzi questo Vietti quando ha smesso, il Peschiera ha messo su una falegnameria e guarda caso non era pratico, si l'hanno trovato con la testa segata. Dopo qui abbiamo un Olga, ecco le altre tegole sorelle di questa, molto leggere, le lasciate a caso, ho preso solo questa con la sua firma. Come dicevo, tante donne erano impiegate in questo lavoro. Ecco, abbiamo la fornace Truzzi, questo è molto interessante, di Cavriano. Adesso in questo, c'è in questo edificio, che era una volta la fornace, c'è un albergo tuttora, e qui la diversità, in Selvini, Compagni, Rosa Casnici, cioè cambiano le proprietà. E dopo qui entriamo nei parenti del nostro Massimo Pisani, che sua mamma è una Iori. Ecco, Iori a Bozzolo, per quasi un secolo hanno gestito la fornace dei signori Manfredini, che li vediamo qui seduti. Qui Iori, quando al tegolo è ancora fatta a mano. Dopo c'è un certo Finardi, ditta Iori. Ecco, Iori Renato, il figlio, che sarebbe questo, Iori Alma. E dopo il papà, che era molto severo, con un chiodo fatto Iori Guglielmo. Questo è il bollo. Ecco, dopo qui ci sono delle carte intestate che ho comprato delle tegole che dopo da Iori è passata ai Casalini in proprietà, e c'erano altri gestori. Ecco, ad esempio abbiamo la fornace di Casalmaggiore, di Fadigatti, e ho messo Garibaldi in cartolina perché questo Fadigatti di Casalmaggiore era andato a fare le guerre di indipendenza con Garibaldi. Guarda caso, quando Garibaldi è venuto a inaugurare il tirocinio di Capitello, è arrivato col treno a Cremona, poi dopo è passato a Casalmaggiore, poi come saggio, Vazzuolo, fino a Campitello, però ha pernottato in casa del Fadigatti, e guarda caso, siccome si vede che ne aveva combinate di belle, dice guarda stasera con sua moglie tu vai a letto con Garibaldi perché io voglio un figlio di Garibaldi, e lì è andato tutto bene, di un figlio è arrivata una figlia, dopo hanno chiesto a Garibaldi che nome mettere, lui ce l'aveva su con Vittorio Emanuele II, Helga Mesnom Repubblica, niente meno, e adesso i discendenti sono a Milano. E è stato fatto un articolo sulla Gazzetta perché insomma Garibaldi aveva dei figli in tutta Italia, ma per dire, era bene, sono stati 5. Ecco, qui abbiamo ancora la Bina o Bilus Bina, cioè una fornace a ridosso del fiume 1613. Ecco, notiamo un'evoluzione anche nello scrivere i numeri, per esempio l'1 facciamo con un tagliettino, la righettina invece si usava a fare il puntino, e il 7 non aveva mai il tagliettino a metà, è venuto dopo, cioè c'è un'evoluzione anche dei numeri, qui c'è un'altra prova. Ecco, questa tegola è molto interessante perché è stata fatta proprio con, qui c'è la conferma anche di un esperto della sovrintendenza di Mantua, il professor Negrini, cioè terra tratta dall'alveo di un fiume, si vede che non trovavano la terra nei campi, hanno dragato un po' il fiume e trovato l'argilla. Ecco, questa ad esempio proviene, il bollo delle due foglie, proviene da Viadana. Ecco, qui invece da Bozzolo, Bozzolo in forma dialettale, c'è ancora il disegno della porta come si vede tuttora. Ecco, questa è la tegola più vecchia che ho, 1471, dicembre 21, e lei, questa è stata studiata sempre dal professor Negrini, si vede il 4 come si vede nel Palazzo della Ragione, scritto in un certo modo, e lei vuol dire, dunque è lei lì a di oggi, cioè vuol dire il 21 dicembre oggi, oggi 21 dicembre. Ecco, 1684, ecco, qui nella nostra zona purtroppo no, è consuetudine trovare quasi sempre dell'argilla chiara, non rossa. A volte quando è rossa, in certi casi è perché proveniva da fuori, ma nella nostra zona c'è un terreno pallido e perciò i laterizi sono di color giallino. Passiamo alle pietre. Ecco, qui per esempio è un'arte, che lì c'è la carta intestata, fare anche
un mescolio della terra. Chi voleva la mattonella macchiata era un'arte, mescolava la terra rossa con quella bianca. Qui sono tre camini, il capello di un camino, la sfinge, il terminale, che la mettevano negli angoli dei palazzi. Quella là invece una formella da giardino per le aiole in coppia. Qui abbiamo la croce sul mondo, un simbolo molto sfruttato. La croce sopra un globo, usavano anche fare i conti quando il letterizio era molle. Allora li viro, li balava via, li matitissi e no, e così il pennino gradava. Allora loro prendevano una pietra ancora tenera e facevano addizioni, sottrazioni e così via. C'è solo un esemplare perché ne ho parecchi, poi è facile trovarsi. Ecco, qui hanno voluto immortalare B, l'asino che trasportava la creta. Si vede che era una persona sensibile. Qui c'è scritto ancora Bosul e di là i Boldi, che erano originali di Belforte. Si vede che nel 700 avevano loro come l'appalto della fornace. Ecco, qui abbiamo l'Aquila, diciamo nell'epoca di Napoleone Bonaparte. Ecco, qui vediamo ancora si ripete la croce sul mondo. Si vede che questo soldato, prima di andare a fare la guerra oppure un torneo, ha sempre mandato l'anima alla croce, perché guarda la croce sul mondo. Questo è molto molto interessante. Infatti c'è il bollo Santo Martin, cioè del nostro paese, e abbiamo la prova che è della nostra fornace, perché questi disegni sono fatti riprodotti fedelmente sulla monetina di Scipione Gonzaga, fatta per i poverelli, l'unica fatta fuori zecca, che la zecca era bozzolo. Dopo qui abbiamo esempio il simbolo del fornaciaio, addirittura la fiapola, lo scarafaggio. Ecco, qui abbiamo il gatto, 1627, cioè i signori una volta avevano in proprietà le fornaci e le filande, che erano quelle che rendevano di più. Loro, gli aldegatti, avevano per simbolo il gatto, questo qui è il loro bollo. Ecco, dopo abbiamo delle pietre che ricordano l'erezione di un edificio, perché quasi sempre quando facevano degli edifici chiedevano al fornaciaio: guarda che ne voglio una da mettere sulla sommità per ricordare l'elezione. Infatti qui vediamo AD 22 maggio 1691 ed è di una casa qui molto importante di San Martino. Ho scritto quelle 500, notare come sono sgretolate perché i soan. Anche qui vediamo la forma dei numeri che è diversa da quella di oggi. Il 5 è quasi sempre sfuggente e i 2 addirittura li attaccano, anche qui notiamo la croce sul mondo, 10 maggio 1522. Ecco, qui è molto interessante la stella, che era il simbolo del Balzo, una moglie del primo Gonzaga di Gasuolo. Ecco, che questa croce è interessante. È da notare che tante fornaci non erano solo dei signori, ma anche a volte erano delle parrocchie, certi conventi, perché dove c'era un interesse anche gli istituti religiosi sfruttavano questa arte. Questo qui è enigmatica, ma abbastanza interessante. Qui ci sono tre pezzi, quattro romani, trovati con l'aratro, infatti sono tutti rotti. Se ne trovano facilmente, però non con il bollo. Questi invece hanno il bollo. Qui c'è l'uccellino, qui c'è il pesce, la sigla SV. Dopo qui c'è 12, la 11. Si vede che la misura, questo qui è leggermente inferiore. Ecco, qui dopo c'è il biacum, sono come formaggine, servivano a fare delle colonne perché erano i bagni romani, sotto facevano il fuoco, sopra andava il vapore, si trovano anche il calvatone, c'è lo stella, un simbolo sfruttato. Dopo qui siamo nel 38, prima che nasca il nazifascismo, e qui uno che la pensava così ha fatto la storia, è quella che è, qui è un documento storico. Prima che venga la guerra, dopo qui c'è una specie di stella con le iniziali del fornaciaio. Anche qui troviamo la croce sul mondo e qui ricorda l'erezione di un ufficio come di polizia, giustizia del re. Dopo, anche questa ha un certo interesse, ha un disegno che dicono che zodiacalmente è il segno dei pesci. Sto detto da diversi, Giovanni Battista con questo segno zodiacale. Anche questo è maggio 1615. Ecco, anche queste ricordano sempre l'erezione di una chiesa, di una casa. Troviamo che qui il modo di scrivere è diverso. Qui abbiamo le impronte, perché una volta gli animali correvano per i cortili, cani, gatti, polli. Ecco, qui senz'altro erano due analfabeti. Per essere ricordati nel tempo, qui sembra che sia stato io, giusto. Ecco, qui è del 700, questi forse del 600. E qui abbiamo terminato e vi dico grazie. Qualcuno di voi se lo ricorda, nocino anticipato di sostegno, perché di sostegno chiaramente perché ci serve per poter andare avanti nell'attività artistica, nell'attività espositiva.
anticipato perché abbiamo dovuto tirare giù le noci una settimana prima, quindi nocino anticipato di sostegno, non nuclei antisofisticazione. Quest'anno potrebbe sembrare dalla sigla sotto l'USL nucleo operativo tossicodipendenze. Noi invece siamo esattamente contrari alle droghe, siamo per l'alcol. Allora, quest'anno invece ha la denominazione giusta, sarebbero nocino ordinario della tempesta, prodotto dopo una grandinata folle. Siamo stati praticamente costretti a vendemmiare, così si può dire, no? A togliere le noci dagli alberi prima che diventassero troppo baccate, insomma. Nonostante tutto siamo riusciti a ottenere, come l'anno scorso, un nocino ottimo. L'anno scorso ricordo che abbiamo vinto il primo premio a Isola d'Ovarese su 25 nocini partecipanti, tra Mantova e Cremona. Quest'anno speriamo di poter rifare la stessa cosa. Niente, comunque adesso lascio la poesia a Cesare, che chiaramente, oltre che essere collezionista, è anche poeta dialettale. Niente, adesso lascio la parola a lui. Troppi robi. NAS 92, nocino anticipato di sostegno, quello dell'anno scorso. Magnali nous, le ammagnata spus, vivra l'usen e sa mantenga il murben. Grazie al Massimo e al Gianni e al Sonas, on scaldà la testa, stomac e quella bas. Le sta giusta sempre in bella compagnia, pa sbangai stroli e parlà in allegria. Ma stan, la bottiglia al nom la cambia, mia penas, ma not le liquor firma. Meu pensà a da goda una not galeotta, da famorli par dal cor che più se li scotta. La parola not, la mia montà la testa, e la vuol di nocino ordinario della tempesta. Perché i nostri amici da più da sa, dopo la tempestata, io doi al vaitac, ed impresse li nus bucciati, e ad astacà, per poter replicare la serata del passà. E stasera, 93 dicembre, sabato sdot, a brindon con l'elisir, che si chiama not. E grazie. Dunque, dicono che nessuno buon profeta in patria. Io San Martino, quando c'è nozze d'oro, olive, battesimi, io illustrerio, addirittura io una composizione. E guarda caso quest'anno, la classe 1943 ha fatto festeggiando il 50° al Gallo di Marcaria. E allora mi viene una mia amica, una certa Pasetti Bencoclem, col di per no. E diceva, guarda che per domani quello dal Disnà che fu malgalo dal 50°, lui proprio loro lei niente, loro la sera l'ho scritta, la mattina l'ho corretta, e lei sarebbe la classe del 43, già come ripeto 50 anni. In sta bella compagnia ci c'eromo in allegria, in italiano, in dialetto, in parlano strano eccetera. 50 anni a Yon Kumpi, viva viva il 43, la messa da banda laura e ogni che a festeggiare. Ome doni tutti i bei saltaren come i galei, dopo in pins la balanza per la tassa cres la panza. Ma che traffic è sta ier per andare al parrucchier, e anche al don dell'estetista per i righi per in vesta, per i bursi sotto gli occhi, per i rapi sotto i snocci. Però in cui lasciamo tutti i bei e solo un becco in come fradei, con la voglia dal ben fa, sogna ancora pensionato. A spiaslò e anche i fior e ogni puffa ben l'amore. E grazie.